Ciao a tutti, benvenuti in questo mio nuovo video. Come vi ho annunciato dal titolo, oggi scoprirete la mia voce, che è questa. Io sono Fensil, cerco di fare l'artista e faccio gli stencil, diciamo in stile Banksy. Se non avete ancora visto qualche mio video, vi lascio in descrizione e vi lascio anche qualche etichetta per vedere qualcosa di mio. E ora cominciamo. Abbiamo bisogno di un'immagine in HD. Perché un'immagine in HD? Perché è molto più facile ottenere un buon risultato. Come seconda cosa ci servirà un programma di editing di foto. In questo caso io uso Photoshop, si possono usare anche programmi come GIMP o GIMP, dipende come lo chiamate. Se vi può interessare, io lo so usare, quindi fatemi sapere nei commenti se vi può interessare un tutorial anche su GIMP, che è anche un programma gratuito, quindi sarebbe molto più comodo. Ci servirà Adobe Illustrator per rendere l'immagine vettoriale. Questo rende l'immagine un po' più pulita e consente di ingrandirla, rimpicciolirla a nostro piacimento. Fatto sta che se non avete Illustrator, quello che otterremo con Photoshop sarà comunque un buon lavoro. Bene, direi di cominciare. Allora, andiamo su Photoshop, lo apriamo, abbiamo l'immagine. Adesso io, per comodità, lo rimpicciolisco. Ho già scaricato un'immagine in HD da Google. Per scaricarla vi basterà andare su Google, scrivere il nome dell'immagine, tipo se volete fare un ritratto o chissà cosa, basterà scrivere poi HD e ci sono tutte le impostazioni da scrivere nelle immagini. Comunque sono molto facili da trovare, basta anche vedere l'immagine quanto è grande. Allora, la portiamo sul nostro progetto, la ridimensioniamo per quanto ci serve. Adesso io la faccio un po' più grossa così possiamo lavorare un po' meglio. Allora, per prima cosa, io non sono un esperto di Photoshop, quindi so solo cosa devo fare per fare i miei stencil. A me interessa fare stencil, quindi non faccio grafica. Allora, per prima cosa dobbiamo sbloccare il livello, quindi andiamo qua, clicchiamo due volte, abbiamo il livello, diamo l'ok e adesso abbiamo il nostro livello sbloccato. Allora, dobbiamo togliere lo sfondo. Allora, si potrebbe usare questo strumento, però io non lo trovo molto, molto comodo, perché lascia sempre intorno alla nostra immagine finita, lascia sempre una piccola sfumatura che poi negli stencil, quando andremo a fare la soglia, si vedrà, e quindi non lascia un lavoro ben pulito. Già Photoshop non fa un lavoro bellissimo, quindi direi di non farlo. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere lo strumento, quello col pennino, che è questo qui. Andiamo sul nostro disegno e cominciamo a selezionare tutte intorno al nostro progetto. Allora, più volte selezionate, io lo faccio così, so che si possono fare anche le curve, ma come vi ripeto non sono un esperto di Photoshop, sono un po' pignolo e quindi vado avanti così. Allora, si può anche ingrandire l'immagine per avere più precisione. Vi consiglio di selezionare sempre tutto intorno così. Ora vi velocizzo un po' il video perché non voglio farvi perdere. Bene, una volta arrivati a questo punto, dobbiamo unire tutto il tracciato che abbiamo creato fino ad ottenere queste forme. Poi, arrivati a questo punto, dobbiamo fare tasto destro e fare crea selezione. Diamo l'ok. Nessun raggio di sfumatura, perché sennò vi si crea quel piccolo effetto, come vi dicevo prima, che non ci piace. Diamo l'ok e abbiamo creato la nostra selezione, come potete vedere. Ora, premiamo di nuovo il tasto destro, dobbiamo cambiare prima di tutto il tool, passiamo così, facciamo seleziona inverso, ora possiamo fare cancella, ed ecco qua, visto che abbiamo sbloccato il livello, dietro avremo un livello trasparente che quindi non ci darà fastidio. Ora, selezioniamo in un punto qualsiasi della schermata e abbiamo ottenuto la nostra immagine ritagliata. Da qui ora possiamo cominciare a creare il nostro stencil vero e proprio.
Allora, per prima cosa vi facciamo qualche piccola regolazione. La vogliamo leggermente più luminosa, quindi andiamo su regolazioni, esposizione, aumentiamo di qualche grado lo spostamento, di qualche grado l'immagine, qui gli diamo un po' più di nitidezza, la gamma può anche non interessarci, io la lascerei sullo 0, direi che così va bene. Ed ecco qua, abbiamo migliorato un po' la nostra immagine. Un'altra cosa importante che dobbiamo fare è togliere la saturazione, quindi andiamo in immagine, regolazioni e togli saturazione. Ok, ora abbiamo la nostra immagine pronta per essere copiata. Dobbiamo decidere di quanti strati fare il nostro stencil, quindi quanti colori usare, ricordandoci sempre che ci sono due basi, quindi la base iniziale e la base finale, che può essere o la base chiara o la base scura, e la base finale può essere chiara o scura anche lei. Dipende sempre da come partiamo. In questo caso partiremo dalla base scura, quindi il nostro stencil partirà dal colore più scuro, che nel nostro caso sarà il nero, fino ad arrivare al colore più chiaro, che nel nostro caso sarà il bianco. Si può fare anche nel modo inverso, quindi si può partire dalla base chiara, che in questo caso sarebbe il bianco, fino ad arrivare alla base più scura, che sarebbe il nero. Ora, abbiamo ottenuto la nostra immagine togliendo la saturazione. Ora andiamo a copiarla, ci basta portarla qui, nell'angolo a destra, e lasciarlo su questo foglio ripiegato, e si copia una volta. Io in questo caso di solito faccio stencil da 7 strati, in questo caso ne farò uno da 4 perché per velocizzare un po' i tempi. Allora, abbiamo ottenuto i nostri 4 strati, se volete potete rinominarli, io di solito lo faccio, anche perché mi aiuta a riconoscere i livelli, quindi 1. Bene, arrivati a questo punto, cosa facciamo? Dobbiamo iniziare a creare uno sfondo, perché lavoreremo sul bianco, quindi non si vedrà su questo sfondo. Cosa dobbiamo fare quindi? Andiamo su livello, nuovo livello, gli diamo il nome sfondo, diamo l'ok, ci comparirà qui in alto, lo prendiamo, lo portiamo nel basso. Adesso gli dobbiamo dare un colore, quindi andiamo qui prima di tutto, selezioniamo un colore, io di solito seleziono il verde perché è quello che mi piace di più, fate a discrezione vostra, facciamo livello, nuovo, sfondo da livello e diamo l'ok e otteniamo il nostro sfondo. Cosa facciamo? Andiamo a deselezionare tutte le nostre immagini tranne questa qui. Ok, arrivati a questo punto cosa dobbiamo fare? Andiamo a copiare ancora una volta la nostra immagine, poi prendiamo la prima, andiamo su immagine, regolazioni, soglia e andiamo tutto a sinistra. Dobbiamo ottenere tutta la parte bianca. Questo qui ci servirà poi come base, che andremo a ritagliare tutto intorno per aiutarci poi nel lavoro, perché potremo appoggiare questa immagine ottenuta, quindi il ritaglio proprio, non quello che otterremo ma il ritaglio che abbiamo fatto, possiamo appoggiarlo poi sulla nostra immagine per pulire tutto intorno, perché logicamente le bombolette lasciano un po' di sfumatura, quindi appoggiando questo sopra possiamo poi pulire facendo lo sfondo o dando un monocolore. Se volete potete pulirla questa immagine, io lo faccio perché, come vi ripeto, sono abbastanza pignolo. Selezioniamo il bianco e andiamo a pulire tutta l'immagine così. Io adesso la pulisco alla grande, tanto per fare l'esempio. Ecco qua, è abbastanza pulita, va bene. Dopo tanto andremo a la trasformeremo in una parte nera, quindi siamo a posto. Ora deselezioniamo questa, andiamo sulla nostra immagine. Ed eccoci qua, facciamo di nuovo immagine, regolazioni, soglia ed andiamo a fare una piccola soglia sempre verso il bianco, direi che un 50 per me adesso va bene, questa sarà solo una base, quindi diamo l'ok, poi in questo caso selezioniamo di nuovo questo tool, che è la selezione rapida, diamo il tasto destro, facciamo intervallo colori, selezioniamo il nero, diamo ok e cancelliamo. Ok, poi col tasto destro di nuovo facciamo deseleziona e questa è l'immagine che abbiamo ottenuto. Voilà, poi questa è l'altra che abbiamo sotto. Bene, qui siamo già a buon punto.
passiamo alla seconda immagine, deselezioniamo quella di prima, apriamo la seconda immagine, quindi la mostriamo, di nuovo immagine, regolazioni, soglia. Prima siamo partiti da un 50, quindi direi di partire da qua. Questo è quello che abbiamo ottenuto prima. Ora, visto che abbiamo uno stencil abbastanza piccolo, nel senso che sono pochi strati, dobbiamo aumentare di parecchio. Adesso direi di passare a un 80, a un 90, quindi aumentare di 40. Ed eccoci qua, diamo di nuovo l'ok, facciamo di nuovo tasto destro, intervallo colori, selezioniamo il nero, diamo l'ok e cancelliamo. Abbiamo ottenuto di nuovo un altro strato del nostro stencil. Adesso io con Command D o Control D vado a togliere la selezione. Poi passiamo al nostro terzo strato, di nuovo immagine, regolazioni, soglia. Ricordatevi sempre che dovete selezionare proprio il livello che state usando, perché se no andrete a lavorare o sul livello che avete selezionato oppure non vi darà nessuna selezione. Prima siamo arrivati a 90, abbiamo sempre aumentato, prima abbiamo aumentato anche di 40, quindi adesso direi che un 130 potrebbe andar bene. Adesso arriviamo a 130, guardiamo la nostra immagine anche come è venuta, perché dobbiamo andare ad occhio. Allora, se molti me lo chiederanno, sì, si può anche fare il posterizza. Su Photoshop non mi piace molto, mi piace molto di più su GIMP, ma non lo trovo, non mi piace che siano già autoregolati i livelli, mi piace regolarmeli da solo, anche perché volendo puoi creare una sfumatura che a te piace di più piuttosto che un'altra. Invece facendo la posterizzazione non si può fare questa cosa, perché lo fa in automatico. Bene, abbiamo ottenuto di nuovo l'immagine, facciamo tasto destro, intervallo colori, seleziona e diamo l'ok. Cancelliamo di nuovo, Command D, e abbiamo ottenuto un'altra parte della nostra immagine. Ora deselezioniamo, mostriamo l'ultima immagine. L'ultima immagine, al contrario della prima, sarà quella dove andremo a creare i dettagli. Quindi abbiamo bisogno di che ci siano i dettagli, quindi si mostrino magari gli occhi, il naso o altre cose del genere. Quindi andiamo a fare di nuovo la soglia. Come abbiamo fatto prima siamo andati tutto a sinistra, adesso andiamo quasi tutto a destra. In questo caso non ci piace perché non si vede nulla e non ci sono i dettagli, quindi torniamo leggermente indietro fino ad avere un'immagine dettagliata così, e voilà. Questo, quindi compariranno poi le nostre righette, sarà una cosa abbastanza carina. Siamo arrivati a 172, direi di fare un 176, ci siamo. Di nuovo, tasto destro, intervallo colori, seleziona, diamo l'ok, cancelliamo e abbiamo ottenuto questa parte bianca. Vedete, questi qua sono tutti i dettagli poi che andremo a colorare sul nostro stencil. Allora, ripartiamo dalla base. Ora, facciamo un bel intervallo colori, sempre con il tasto destro, selezioniamo il bianco, diamo l'ok, e in questo caso cosa dobbiamo fare? Ora andremo a colorare i nostri stencil solo per vedere come è venuto il lavoro finito, perché in quel caso possiamo anche tornare indietro e modificare le cose. Allora, facciamo tasto destro, riempi, abbiamo questo tasto, riempi di colore. Io faccio sempre riempi di colore, quindi cosa abbiamo detto? Questo è uno stencil che parte dallo scuro, quindi andremo verso il basso, riempiamo di nero, perché questa è la nostra base, diamo l'ok, di nuovo ok, e si riempirà di nero. Adesso in questo caso è un po' sporco perché non abbiamo ripulito per bene, comunque lo riempiremo di nero. Bene, possiamo deselezionarlo, partiamo nella seconda immagine, facciamo Command D perché dobbiamo sempre creare una nuova selezione, tasto destro, intervallo colori, selezioniamo il bianco, diamo l'ok, e adesso andiamo a riempire. In questo caso facciamo di nuovo riempi di colore, selezioniamo di nuovo colore, e cosa abbiamo qui? Qui abbiamo il colore che abbiamo utilizzato in precedenza. Poi se noi lo spostiamo, vedete che compare una parte un po' più chiara, perché questo è il colore che abbiamo usato in precedenza e questo è il colore che stiamo andando ad usare adesso. Io rimango sempre sulle tonalità di grigio perché tanto non abbiamo bisogno di colorarlo, i colori poi li useremo con la nostra fantasia e con le nostre bomboletti. Allora andiamo a dare una gradazione che sia un po' diversa dal nero, quindi andiamo su un grigio abbastanza scuro, diamo l'ok, premiamo di nuovo ok ed ecco qua, deselezioniamo e abbiamo ottenuto questa parte. Ora vi faccio vedere che aggiungendo questa cosa si intravede il nostro lavoro. Ora andiamo sul secondo strato, lo selezioniamo, andiamo a fare di nuovo tasto destro, intervallo colori, selezioniamo il bianco, diamo l'ok,
sarà selezionato, di nuovo tasto destro, riempi, andiamo su colore, di nuovo colore, e come prima andiamo verso l'alto e selezioniamo un colore un po' più chiaro. Diamo l'ok, di nuovo l'ok e abbiamo selezionato un colore più chiaro. Ora passiamo al terzo, facciamo sempre lo stesso procedimento, quindi di nuovo tasto destro, intervallo colori, seleziona, diamo l'ok, poi riempi, siamo di nuovo sul colore, diamo di nuovo colore, colore è un po' più chiaro, adesso cominciamo ad andare abbastanza pesanti con il colore, abbiamo selezionato questo grigio, diamo l'ok, command D e abbiamo deselezionato. Ora l'ultimo strato lo lasciamo bianco, non abbiamo bisogno di dare altro bianco perché questo qua comunque sarà il nostro strato, almeno perlomeno io quando faccio nelle scale di grigio parto dal nero e arrivo al bianco. Ora torniamo indietro e adesso vi faccio vedere com'è il lavoro finito. Abbiamo il primo strato, il secondo strato, terzo strato, quarto strato e l'ultimo quinto strato. Questo sarà il lavoro come verrà poi sulla nostra tela, sul nostro supporto che abbiamo usato per fare il nostro stencil, ed ecco qua. Ora, come si fa a stampare o come si fa a creare la stampa? Facilissimo, adesso io vi consiglio di non tenere mai il bianco e il grigio perché vi risulterà molto difficile poi ritagliarli. Quindi cosa si fa in questo caso? Si seleziona, questo è già nero quindi non abbiamo bisogno, poi abbiamo detto che ritaglieremo solo i contorni di questo e terremo anche questa parte ritagliata perché ci servirà poi da appoggiare sul nostro stencil finito per fare lo sfondo e per tenere salvo lo stencil. Quindi andiamo a selezionare questi strati, questo strato scusatemi, facciamo di nuovo intervallo colori, selezioniamo il colore, diamo l'ok e in questo caso facciamo riempi, non di colore ma di nero. Andiamo a selezionare il nero, diamo l'ok, command D e passiamo al secondo stencil. Adesso io velocizzo un po' la cosa così arriviamo fino al prodotto finito. Ed eccoci arrivati qui, riempiamo anche questo di nero perché comunque nella stampa ci servirà, facciamo riempi, colore nero e abbiamo riempito anche questo. Bene, ora abbiamo tutti i nostri strati pronti per essere ritagliati, quindi ci basta solo deselezionare questo, facciamo file, stampa e andremo a stamparlo sul nostro foglio. Potete scegliere l'orientamento, io di solito scelgo l'orizzontale, andate ad ingrandire l'immagine se vi può interessare e possiamo fare stampa. Dobbiamo fare così per ogni strato, quindi poi io ogni volta mi segno sul foglio che strato ho stampato, anche se si vede, però mi piace avere le cose ordinate, quindi se abbiamo ottenuto il nostro stencil. Io adesso vi ringrazio, vi chiedo se vi è piaciuto il video di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale se vi piacciono i miei lavori, come sempre vi lascerò al fondo del video, vi lascerò il collegamento ad altri dei miei video. Se vi può interessare o se avete delle domande, non esitate a scrivermi, scrivetemi pure qui sotto nei commenti, oppure potete trovarmi sia su Instagram oppure su Facebook. Beh, non mi resta che salutarvi e ringraziarvi per aver guardato il mio video. Se avete qualsiasi domanda potete farmela, io sono sempre disponibile. Allora vi ringrazio e ciao!